Voglio rubare tempo perché il tempo è breve a disposizione dell'assessore Mario Caligiuri, ma anche del vescovo che, nonostante dolorante, mi scusi, lo dico, alla schiena, dovendo ricorrere perfino alla fascia elastica, ha voluto però essere presente. Quindi saluto tutti voi. A nome dell'Associazione Sinergie Culturali, che è protagonista di queste iniziative. E il frutto più bello è stato quello che mi hanno detto tutti i giovani che sono impegnati come volontari nell'organizzazione della fiera, di volersi inserire attivamente, fattivamente nell'Associazione Sinergie Culturali per fare dal di dentro proposte ed essere loro protagonisti in prima persona delle cose. È un primo frutto buono, ottimo. Ecco, poi vorrei dire grazie prima di tutto a Sua Eccellenza di essere qui e all'assessore Mario Caligiuri. Non è facile né per l'uno né per l'altro. Al vescovo mi lega il vincolo di comunione ecclesiale che io sento, non solo per dovere, diciamo così, di appartenenza è sacramentale, ma lo sento vitale come rapporto vivo nella comunità cristiana. A Mario che cosa mi lega? Mi lega la storia, perché io l'ho conosciuto ragazzino, perché abbiamo giocato io giovane prete e lui ragazzino di scuola media a pallone insieme, perché siamo cresciuti insieme per un lungo tratto di strada. E io mi rallegro per le mete che lui ha raggiunto. Posso dire già che dalla scuola media aveva questo pallino della cultura, faceva giornalini, animava gruppi giovanili della loro DC. Da quell'età era responsabile lui, e quell'età lì, ragazzino come me. Ecco, solo un breve flash, lascio subito la parola a loro perché il vescovo non sta bene e Mario deve prendere l'aereo. Bene, io in modo telegrafico un saluto, anzitutto un ringraziamento a Maciel Colafati per la realizzazione della Fiera del Libro che mi dicono è riuscita in modo egregio, egregiamente. Ecco, saluto anche Mario Caligiuri per la sua presenza, anche per il suo apporto che dà al nostro territorio, alla nostra diocesi. Io ho grande simpatia per lui, anche perché vedo che è un uomo che quando si mette in testa una cosa la porta a compimento e non è sempre facile per un uomo politico fare questo, no? Chiaro. Per cui di questo io gli rendo atto che quando, ecco, si pone un obiettivo, certamente fa di tutto perché questo obiettivo sia realizzato e così diventa credibile, diventa realmente credibile. Dico, io ringrazio allora di questa loro presenza, di questo invito, ma soprattutto ecco, dico che in questo clima della ricerca dell'educazione, del mettere al centro appunto della società il problema educativo, credo che la Fiera del Libro va veramente ecco, a caso. Cioè, la Fiera del Libro diventa uno strumento importante perché questo desiderio, sia dalla parte della Chiesa sia anche delle istituzioni civili, chiaro, possa realizzarsi e far sì che soprattutto la nuova generazione esca dal pantano del nichilismo, dal pantano ecco, della rassegnazione e recuperi realmente quella umanizzazione, recuperi quella capacità di vivere la propria dignità umana, la propria persona, i valori, le riviva con nuovo entusiasmo e vivendo con nuovo entusiasmo questi valori possono diventare strumenti perché nasca una società nuova. E una società nuova non nasce se non c'è una cultura veramente nuova, che dia gli stimoli, la capacità, lo slancio, la forza, perché attraverso l'educazione, perché questa nostra società possa ancora essere veramente a misura d'uomo. Io ringrazio con tutti, ringrazio anche i collaboratori di questa fiera, perché anche la fiera non si fa soltanto con il libro, si fa anche con quello che
lo porto, con quello che è quello che sorveglia, con la cassiera, con tutto. Tutto, ringrazio tutti, perché ecco, questa fiera ecco, si è dimostrata non soltanto come un valore culturale, ma anche pastorale, perché ecco, quando cammina l'educazione, cammina anche la pastorale. Grazie. Grazie a tutti.